Una proposta di collaborazione da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord con l'amministrazione comunale di Grumonevano, che rappresenta un segnale significativo. L'accordo è stato ufficializzato durante un convegno presso l'Istituto Quinta Valle di Grumonevano tra l'Odcek Napoli Nord e il Comune Atellano. Si tratta di una convenzione che a breve vedrà coinvolti anche altri comuni dell'area, il tutto al fine di poter dare un sostegno per instaurare e istituire un servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. Un secondo convegno a Grumonevano, quindi è importantissimo per il nostro comune perché hanno ritenuto opportuno farlo di nuovo nella scuola Matteotti Cirillo, che questo convegno è molto importante per la nostra cittadinanza, perché oggi si parla di bilancio di previsione e revisore dei conti. Il bilancio di previsione 2016 sono cambiati alcune leggi che oggi pomeriggio saranno al vaglio e saranno all'attenzione dei commercialisti dell'area nord di Napoli. Già noi la settimana scorsa abbiamo fatto una delibera per una convenzione con i commercialisti di Grumonevano, con i commercialisti dell'area nord di Napoli per il comune di Grumonevano a costo zero, soltanto cioè le spese normali, e già abbiamo fatto precedentemente una convenzione con gli ingegneri e sicuramente dopo quelle dei commercialisti sarà fatta anche quella degli architetti. Quindi un comune che sta crescendo e che vuole rivitalizzare non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista sportivo. È un incontro importante anche perché ho sempre sostenuto che l'ordine deve andare dagli iscritti e non gli iscritti dall'ordine, perché il nostro territorio di competenza è molto ampio e molto vasto, quindi è necessario che noi siamo itineranti nei nostri convegni soprattutto nel trattare questo tipo di argomenti. E argomento oggi dell'ente locale, l'argomento della fiscalità locale è diventato estremamente importante e anche la stampa, anche i mezzi tecnici, anche delle istituzioni tecniche adesso sentono la necessità di un intervento professionale proprio da parte dei commercialisti. I commercialisti ho sempre sostenuto che sono una categoria professionale matura, preparata, che può dare tanto, e anche alla luce di questo noi stiamo preparando una convenzione tra l'Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord e i comuni. E anche, anche nel convegno che sarà fatto a Grumonevano noi chiaramente daremo cenno dell'accordo che sarà fatto tra l'Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord e il Comune, proprio per dare uno spunto, per dare un sostegno e per essere la base per instaurare e istituire soprattutto un ottimo servizio di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi locali. Quando mi è stata proposta, diciamo, la possibilità di sottoscrivere una convenzione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord e il Comune di Grumonevano, diciamo, ho visto positivo il progetto e quindi ci siamo subito adoperati per adottare un atto deliberativo in giunta. Oggi la convenzione a vaglio della Commissione degli enti locali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e spero che a breve verrà sottoscritta dal Sindaco e dal Vicepresidente dell'Ordine, Dottor Bruno Miele. Questo è un appuntamento che non vogliamo perdere, quello là di andare direttamente dai comuni per dare formazione ed informazione. Siamo oggi a Grumonevano, non è altro che una tappa di un lungo percorso che ci siamo prefissati in commissione enti locali. A breve andremo anche al comune di Cesa e ad altri comuni anche dell'area Versano, proprio per concludere questo rapporto che ormai ci vede protagonisti per quanto riguarda tutta la normativa relativa ai revisori dei conti. Tant'è vero che alla luce di questi appuntamenti abbiamo organizzato anche il corso presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord, corso che prevede 7 moduli durante il quale sarà affrontata l'intera normativa relativa ai revisori degli enti locali. Grazie.